Vittoria Gueci. Questa inchiesta nasce dalla denuncia di alcuni commercianti, di alcuni contribuenti che erano stati invitati a mettersi d'accordo con i funzionari dipendenti corrotti. Quindi le denunce funzionano? Le denunce funzionano, speriamo che ce ne siano di più, perché anche in questo caso l'indagine è partita da una denuncia. Noi auspichiamo che i cittadini si rendano conto che la corruzione magari può dare dei vantaggi in breve, però alla lunga sicuramente si ritorce contro il cittadino. Emerge anche che gli indagati avevano dato vita a un ufficio parallelo in una struttura privata. Avevano un ufficio privato in un immobile dove trattavano, istruivano le pratiche alternative a quelle ufficiali, perché dopo che scattava l'accordo corruttivo l'organizzazione predisponeva dei fascicoli gemelli a quelli veri, che poi una volta completata questa istruttura parallela sostituiva a quelli rispetto a quelli effettivi. Emerge anche che questi personaggi coinvolti nell'inchiesta volessero ampliare il meccanismo estendendolo anche ad altri uffici della pubblica amministrazione. Questo non lo sappiamo con certezza, possiamo immaginarlo proprio perché è un'organizzazione collaudata, ma già quello che abbiamo accertato è già tanto. Noi abbiamo individuato un meccanismo corruttivo ormai ben oliato e ben articolato, che consentiva a soggetti privi di scrupoli che volevano ottenere una indebita riduzione del loro debito fiscale di trovare dei funzionari compiacenti che attraverso una organizzazione articolata consentivano loro di realizzare un risultato, peraltro non soltanto radicato sul presente ma anche in prospettiva destinato a produrre illeciti benefici anche in futuro per un periodo di tempo indeterminato. È un meccanismo che è andato avanti per alcuni anni, sappiamo, implicita compiacenza del resto della struttura comunale, che certamente non ha contribuito, però nello stesso tempo ha consentito, e questo è una falla di tutte le amministrazioni pubbliche, è una falla che consente a determinate persone di poter agire illecitamente in modo indisturbato. Uno dei problemi principali della pubblica amministrazione, di una organizzazione sana della pubblica amministrazione, è quello di assicurare forme di controllo efficaci all'interno dell'amministrazione stessa e meccanismi di trasparenza che consentono anche ai cittadini e al pubblico di vedere cosa succede realmente all'interno delle pubbliche amministrazioni. Procuratore, 12 casi, ma sarebbero molto di più. Sì, è chiaro che, come sempre avviene, le indagini si concentrano su un numero di casi limitati, anche per necessità di carattere temporale e operativo, ma il meccanismo è tale che fa pensare a un coinvolgimento di un numero molto più elevato di persone.